Buongiorno, buona domenica amici e amiche di Teleradio Padre Pio. Ci ritroviamo nuovamente insieme in questa giornata per parlare di una tematica molto particolare. Parleremo delle suore e Clarisse, lo faremo grazie ad un collegamento telefonico con un monastero di Assisi per parlarci di un'iniziativa che vedrà protagoniste proprio le suore del monastero di Santa Colette in Assisi proprio quest'oggi, già a partire dalle ore 11. A parlarci di questa iniziativa è Suor Teresa Miriam. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Buongiorno Suor pace e Teresa, bene. pace bene, grazie per questa sua disponibilità per parlare di questa bella iniziativa, questa vocazione particolare, ecco, di San Colette all'interno anche della vostra comunità molto presente. Che cosa accade oggi all'interno del vostro monastero? Dunque, come fra 2 giorni festeggeremo la festa di Santa Colette, il 7 febbraio, Sì. abbiamo organizzato dunque questa messa con la presenza del nostro vescovo, Monsignore Domenico Sorrentino, che Sì. celebrerà oggi alle 11 questa Eucaristia con tanti amici della comunità. E un po' la cosa particolare oggi è che svegliamo oggi nella nostra cappella una bellissima icona che avevamo commissionato alcuni tempo fa, alcuni mesi fa, e che ci è stata fatta dall'artista Paolo Orlando, Sì. e dunque che ha scritto questa icona molto grande, come una grande tavola, sul tema di Santa Colette. Ecco, Suor Teresa, chi è Santa Colette? Dunque, Santa Colette è una santa di Francia che ha vissuto negli anni difficilissimi della guerra dei 100 anni, in cui in Francia c'era tanta carestia, violenza, miseria, poi anche la chiesa era lacerata, poi i frati minori erano divisi, poi veramente un grande periodo di decadenza. Certo. E dunque lei viveva come reclusa. E un giorno ha avuto questa visione di San Francesco chiedendole di riformare tutto l'ordine francescano. Dunque è un po' una missione che ha accolto con tremore, con una grande paura. E finalmente dunque è partita a trovare il Papa Benedetto XIII ad Avignon e poi a Nizza, mi scuso. Annizza, sì. A Nizza, e poi dunque il Papa gli ha chiesto di riformare i monasteri che accetterebbero di ritrovare la fiamma del Vangelo. Sì. E dunque Santa Colette tutta la sua vita ha avuto ha vissuto un grande clima di preghiera, di contemplazione, anche di amore grande per il crocifisso, come San Francesco, come poi Padre Pio. Dunque è stata una grande mistica, anche una taumaturga molto famosa. Dunque ci sono stati tanti miracoli. Tra l'altro la preghiamo ancora oggi per le mamme, le coppie che desiderano un bambino, e anche per le mamme che aspettano un bambino, che possono avere difficoltà, e perché lei è intervenuta nella sua vita per le mamme. Per le Dove mamme, ancora oggi ancora oggi. c'è questa preghiera molto famosa che facciamo a Santa Colette per le mamme e anche per le coppie che desiderano un bambino. Ecco, Suor Teresa, questa esperienza di Santa Colette viene anche rivissuta all'interno del vostro monastero. Quest'anno è un anno particolare per il mondo clariano, ricorre l'ottavo centenario in cui Santa Chiara ha deciso di lasciare la sua casa, di seguire Francesco e di seguire il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. All'interno di quest'anno questa figura prende maggiormente vigore. Sì, perché ciò che mi sembra molto significativa è stata la capacità di questa donna nel suo tempo, dunque quasi 200 anni dopo la morte di Santa Chiara, e dunque in un periodo in cui già la fiamma dell'inizio non era tanto vivace. Certo. E dunque lei ha saputo veramente rimettersi all'ascolto della fondatrice di Santa Chiara, e solo riproponere questa vita nella semplicità, di vivere il Vangelo,
nell'oggi. È questo che mi sembra molto, molto bello, cioè nell'oggi essere in questa obbedienza alla regola di Santa Chiara. Ed è quanto ciò che vogliamo ritrovare e fare anche noi, cioè accogliere da Santa Chiara come Santa Colette la forma di vita del Vangelo in pratica. Ecco, È un po' Santa, questo. in quest'anno, anche all'interno del vostro monastero, state vivendo appieno questo centenario attraverso delle iniziative? Cioè, soprattutto per noi è la vita ordinaria, cioè vivere in Certo. modo pieno l'ascolto della parola di Dio, poi nella preghiera. Poi abbiamo questa fortuna di avere vicino al monastero una piccola ospitalità, e dunque in cui ci sono tante persone che passano, è veramente un'opportunità per proporre un po' di distacco dal mondo, di gustare un po' il silenzio e anche fare chiarezza sulla loro vita. E la cosa particolare, cioè, siamo veramente al centro di Sì, Assisi, sì. Certo. ma anche in un posto un po' separato che è con una vista bellissima sulla piana, anche sulla Basilica di Santa Chiara, di Santa Maria degli Angeli, in cui Santa Chiara è stata consacrata 800 anni fa. Ecco, Suor Teresa, sono passati 800 anni. Il carisma di Santa Chiara è ancora molto forte all'interno, dei monasteri, ma soprattutto, ecco, nel cuore delle fanciulle che hanno scelto anche loro, a distanza di tanti anni, di lasciare le proprie case e di seguire il Signore, sull'esempio di Francesco. Può ancora quest'anno, in questi anni, ci sono anche tante nuove vocazioni oppure ci sono delle difficoltà, soprattutto per questo mondo, perché forse visto dal di fuori ci sono molte persone che non riescono ad apprendere appieno quello che è questo grande significato del monastero, del silenzio, della preghiera. Io, cioè, l'esperienza che ho essendo nel monastero, ma anche cioè, accogliendo, cioè, ascoltando soprattutto i giovani che Sì. passano, soprattutto ad Assisi Tanti passano giovani, tanti certo. giovani, e io sono veramente stupita di vedere come il Signore lavora nel cuore di ciascuno, e come all'inizio, cioè, chiedono: ma cosa facciamo per 15 giorni ad Assisi, così, cioè, ce la faremo? Ma comunque hanno questa voglia di fare questa esperienza, di venire anche, cioè, nel nostro monastero c'è Certo. questa possibilità per i giovani di passare un tempo un po' più lungo, di aiutare un po' all'ospitalità, ma poi di avere questo alloggio facile a livello Vicino. economico. E dunque, cioè, io rimango veramente meravigliata di vedere come i giorni passando, poco a poco i giovani, ma mi dicono: ma questo silenzio, ma mi fa bene, ma poco a poco, ma mi trovo io stesso, cioè mi capisco un po' di più. E cioè, spesso c'è un momento in cui veramente c'è l'incontro con il Signore che si fa. Allora poi questo deve maturare in vocazioni, ma cioè, è vero che la nostra società, con tutti, come È vero, dire, è una le vita sempre. sollecitazioni sono talmente Certo. grandi che poi, cioè, manca questo spazio di interiorità in cui fare un po' un cammino di verità e poi di gioia. Ecco, sicuramente è un'esperienza molto forte e per tutti i giovani che sono in ricerca vocazionale, soprattutto per le ragazze anche che si avvicinano a questo monastero come a tanti altri, naturalmente è un'esperienza forte di silenzio, di preghiera e di meditazione. Suor Teresa, quante sorelle ci sono all'interno del monastero e perché un monastero dove c'è questa comunità di clarisse francesi? Allora, questo veramente, cioè, è una cosa un po' stupenda, perché ad Assisi ci sono quattro monasteri di Monasteri. Clarisse, dunque possiamo chiederci: ma perché quattro? Sì. In pratica, dunque, c'è il protomonastero che Certo. custodisce, dunque, il corpo di Santa Santa Chiara, Chiara. poi ci sono le Clarisse di San Quirico, poi le Clarisse tedesche, cappuccine, e dunque poi ci siamo il monastero di origine francese, che è stato fondato 100 anni fa,
e in cui quando le sorelle sono venute dalla Francia, quando sono arrivate ad Assisi, erano le uniche ad avere proprio la regola di Santa Chiara, essendo venendo dalla riforma di Santa Colette che aveva ridato la regola di Santa Santa Chiara. Chiara. Allorché in questo momento neanche nel protomonastero c'era in pratica questa regola. Dunque un po' è stato l'origine. E poi è vero che di pensare che a Francesco piaceva tante La Francia. la Francia già, e quando era contento lo dava il Signore in francese. Ecco. E dunque facciamo un po' questa, nella gratuità facciamo un po' questa parte di Assisi che continua questo cante di lode al Signore in francese, in questa lingua che vuoi. Certo, ma all'interno della vostra comunità tutte le clariste sono francesi o c'è qua? No, 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 Ah, ci ecco. sono delle italiane, una di Malta, un po' di tutto, ma poi una maggioranza viene dalla Francia, sì. Dalla Francia. Ecco, allora, Sor E anche Teresa. Tutti, invece nella foresteria, nell'ospitalità accogliamo veramente tutto, e anche nel monastero, certo. cioè Certo. Però questa è davvero una particolarità, se uno pensa alla vita di Francesco che già dal nome porta comunque il significato della Francia, uomo di Francia, è sicuramente una bella esperienza quella che viene vissuta da Assisi che si trova in Italia ma è davvero il centro importante per tutti i francescani del mondo, Assisi come culla e come inizio, come le origini appunto di questo grande mistero che è appunto quello di Francesco e di Chiara, questa grande voglia di servire il nostro Signore Gesù Cristo attraverso il Vangelo, dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita, sicuramente è un'esperienza straordinaria che nonostante, lo abbiamo detto anche prima, passino gli anni, passino i secoli, continua ancora ad attirare tanti, tanti giovani, nonostante ecco, siano passati questi tanti secoli. Suor Teresa, ritornando invece all'iniziativa di quest'oggi, allora lo ricordiamo, durante la celebrazione quest'oggi Monsignor Domenico Sorrentino, che è vescovo di Assisi, presiederà questa celebrazione nella quale appunto si benedirà questa nuova icona di Santa Colette, giusto? Sì. Dunque veramente invitiamo tutti a venire per pregare davanti a questa icona, e anche, cioè, io sono, cioè, quando mi metto davanti a questa icona sono sorpresa della presenza che ne viene fuori. Allora abbiamo preparato delle cartoline, dunque, per coloro che desiderano portare con loro la cartolina dell'icona, anche Dell'icona, certo. con la preghiera a Santa Colette per le copie, per le mamme. Ma poi mi dico, ma cioè, non bisogna veramente vederla l'icona, perché c'è Perché è qualcosa molto che bella. passa, una presenza, una. Naturalmente noi invitiamo anche per il futuro tutti coloro che appunto visitano Assisi anche di visitare il vostro monastero e così rendere anche omaggio a Santa Colette e a questa bella icona. Per concludere, Suor Teresa, un messaggio a tutti i giovani che sono in ricerca vocazionale o comunque un messaggio di oggi di San Colette per i giovani? Il suo insegnamento, soprattutto per le persone, ecco, più giovani che sono in ricerca. Io direi prima questa fiducia, perché Santa Colette veramente non era una persona, cioè, neanche molto di grande cultura come Santa Chiara, una persona semplice e che ha dato una grande fiducia al Signore. E dunque veramente invitiamo tutti cioè, a crederci. A crederci, cioè Santa Coletta ha riformato 17 monasteri in Francia, cioè ha fatto tutto il giro della Francia, una cosa veramente incredibile in un certo modo. E invece l'ha fatto come una piccola, con una grande dolcezza, perché l'ha fatto lasciandosi prendere in questo affetto del Signore, dunque in questa fiducia e pace.
Bene, allora Suor Teresa, noi ringraziamo lei, naturalmente con lei tutta la comunità delle Clarisse che sono presenti all'interno del vostro monastero. Auguriamo una buona giornata per questa importante, ecco, benedizione di questa icona di Santa Colette e davvero chiediamo da San Giovanni Rotondo ad Assisi delle preghiere anche per tutti i nostri telespettatori. Sì, certamente lo facciamo. Siamo qui Grazie, per... grazie Suor Teresa. Buona Buona giornata. giornata, buona domenica. E beh, questo è un po' quello che accadrà, lo ripetiamo, è il monastero di Santa Colette in Assisi, in cui vive appunto questa comunità di sorelle Clarisse che si presenta in questo luogo che fa un po' da collegamento tra la Chiesa particolare in Francia e la Chiesa universale unita al successore di San Pietro a Roma, vivrà questo momento. È una vocazione che è ben raffigurata in quella vicenda che è quella di Santa Colette, che la comunità si appresta a celebrare in modo particolarmente solenne proprio quest'anno, lo abbiamo ricordato, l'ottavo centenario da quando Chiara d'Assisi lasciò la propria casa per vivere il Vangelo sulle orme di San Francesco, dando inizio così a questa particolare, straordinaria forma di vita che è appunto quella dell'ordine delle Clarisse. E proprio quest'oggi alle ore 11 Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino presiederà nella cappella del monastero una solenne concelebrazione eucaristica nella quale sarà benedetta questa nuova icona. Questa nuova icona, come abbiamo ascoltato, molto grande, che è stata commissionata proprio in occasione dell'ottavo centenario della consacrazione di Santa Chiara dal monastero delle Clarisse francesi in Assisi, le Colettine, così come vengono ricordate. E questo titolo rispecchia davvero tanto, come abbiamo ascoltato, la storia, l'identità specifica che nel frattempo si inserisce in una grande tradizione che è all'interno dell'ordine di Santa Chiara. Infatti, la riforma condotta da Santa Colette aveva come fine quello di ritrovare il vigore spirituale della regola appunto iniziale di Santa Chiara in un'epoca in cui ormai pochi monasteri facevano riferimento alla prima regola. Lo abbiamo ascoltato, all'epoca regnava la carestia, la violenza, la miseria, il periodo della guerra dei cent'anni, la Chiesa era lacerata dallo scisma d'Occidente, vi sono due papi, addirittura in alcuni periodi anche tre, gli ordini monastici attraversavano un periodo di decadenza e lo stesso periodo più o meno i frati minori sono divisi in diverse osservanze. E proprio Colette, che era una giovane donna di 25 anni che viveva appunto in Francia, ebbe una visione. Una visione è quella di riprendere un po' quella che è stata l'eredità francescana. Il Papa Benedetto XIII, che incontrò a Nizza, le donò il velo nero di Clarissa e la nominò badessa delle religiose che volevano compiere questa riforma dell'ordine clariano. In mezzo a tanti pericoli, in 40 anni, come abbiamo ascoltato, fondò 17 monasteri in Francia e uno in Italia, tutto 100 anni fa, ecco, grazie al suo spirito. Tutto questo grazie all'appoggio anche delle case reali dei Savoia e di tanti altri. Era una mistica, ha rivissuto la passione ogni giorno, una vita ascetica fatta di estasi, di lacrime, di rapimenti nel momento dell'Eucaristia, ma anche una donna coraggiosa, coraggiosa nelle difficoltà, nella lotta contro il demonio e anche nell'incontrare, ecco, le sofferenze. Era una taumaturga, era pacifica, umile e la nominavano la piccola ancella del Signore, indegna e inutile serva. È morta in Belgio nel 1447 e Colette cerca di compiere davvero un'opera straordinaria. Voleva semplicemente essere fedele al pensiero che erano dei suoi fondatori, di Francesco e Chiara. E così a Nizza aveva chiesto al Papa di poter tenere la regola che il glorioso padre San Francesco aveva dato alla gloriosa donna Santa Chiara. E questa era una portata considerevole perché la regola di Urbano IV aveva quasi dappertutto soppiantato quella della fondatrice. E il grande merito di Colette è proprio quello di avere in qualche modo ridato alle Clarisse la loro regola, come abbiamo ascoltato da Suor Teresa. Dopo il Concilio Vaticano II, le Clarisse francesi di Assisi hanno adottato queste nuove costituzioni generali dell'ordine delle Clarisse povere, delle sorelle povere, ma come la maggior parte delle Clarisse rimane profondo il loro attaccamento a Santa Colette e sono proprio consapevoli di essere responsabili di questo patrimonio, di questa esperienza ecclesiale. Con grande sapienza, infatti, Colette ha saputo accogliere il carisma di Chiara, ridare una forma importante istituzionale
gli ha permesso attraverso proprio i secoli di continuare. E anche negli anni terribili, difficili, come quelli ad esempio della Rivoluzione francese, non hanno potuto spegnere la fiamma che era stata così alimentata. E proprio a proposito della nuova icona che verrà benedetta quest'oggi di Santa Colette, Suor Emanuela Scardella ha scritto: questa opera di Paolo Orlando è particolarmente eloquente nel comunicare che cosa è nella Chiesa l'autentica tradizione, la trasmissione del Vangelo e la trasmissione di quel Vangelo vivente che è nella Chiesa un carisma. Chiara consegna la sua forma di vita a Colette e siamo riportate al tempo fecondissimo che corrisponde in Italia al movimento dell'osservanza francescana, rivestite di uno stesso abito che rende riconoscibile la loro identità nella Chiesa. Chiara e Colette sono rivolte l'una all'altra in un dialogo silenzioso ed eloquente. E al centro della tavola il gesto della consegna, dell'affidamento di ciò che è più prezioso a Chiara. Naturalmente parliamo della sua regola, quella che aveva sospirato credendo senza vedere sino all'ultimo istante della sua vita, affidata come figlia alla custodia premurosa della Santa Madre e Chiesa, figlia sempre del Padre Celeste, della Chiesa, di Francesco, ma sempre tenacemente consapevole della sua identità. Io, Chiara. È un passaggio di testimone, questo rotolo che passa di mano in mano senza soluzione di continuità, tutto in Chiara e altrettanto tutto in Colette, in tutti coloro, naturalmente passano i secoli, che vorranno stringere con la Madre Chiesa questo amore. E il suo carisma è proprio in questo. E questo splendido gesto raffigurato nell'arte, quello di questo Vangelo che viene ridato, di questa regola, un'intuizione bellissima. Vi è una perfetta analogia fra trasmissione della Chiesa e trasmissione del carisma. E Chiara, con l'indice della mano sinistra, indica un punto preciso in basso, un luogo, un tempo preciso in cui il carisma prende forma. Non è Colette e Chiara ad indicare il qui e l'ora del carisma, il carisma che ancora oggi, dopo 800 anni, continua a trasmettere questo. E proprio questa icona che è stata commissionata dalle Colettine di Assisi, l'immagine di Santa Colette che è ricordata nella raffigurazione dei più significativi episodi della sua vita, esattamente nella nascita nel 1381 per grazia ricevuta da San Nicola, il 17 settembre del 1402 che si consacra come reclusa in una cella vicino alla chiesa di Corbier, e poi nel 1405 quando appare San Francesco che le chiede di riformare l'ordine dei francescani, e poi quando si è recata a Nizza, ricevuta nel 1406 da Papa Benedetto XIII con la regola di Santa Chiara, la piccola ancella che vive nella penitenza e nella preghiera, infiammata di amore proprio per Gesù crocifisso, e poi quando muore nel monastero di Belgio, circondata dalle sorelle, e naturalmente il culto popolare con i numerosi poi miracoli che porteranno alla sua canonizzazione avvenuta nel 1807. Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni proprio su questo avvenimento possono visitare il sito clarissesdassisi.com, come stiamo facendo noi in diretta. Prima di concludere però questo spazio, non l'abbiamo mai fatto, quando è arrivato qui nel settembre scorso il ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, Fra Mauro Iori, in un'intervista realizzata da Nicola Morcavallo, al termine di questa intervista gli avevamo chiesto appunto di lasciare un messaggio ai telespettatori su questo anno che viviamo, appunto quello dell'ottavo centenario della consacrazione di Chiara e perciò dell'ordine delle povere donne di San, appunto poverelle di Assisi. E vogliamo adesso ascoltare proprio le parole del ministro generale, un brevissimo strato di quell'intervista nel quale ci parla proprio di questo avvenimento. Ma io da poco ho inviato una lettera a tutto l'ordine, anche alle Clarisse, sui 350 anni di Santa Veronica Giuliani, e in quella lettera ho anche detto alcune parole sul centenario di Santa Chiara. Il carisma francescano è un trittico, cioè dei primi ordini. Il secondo ordine è il Clarisse e il terzo ordine è quello francescano secolare. E nessuno di questi
tre aspetti può mancare per dare completezza. Quindi, carissime Clarisse, a voi l'augurio per questo centenario, a voi anche l'invito a vivere così con fedeltà e con gioia quanto ha trasmesso Santa Chiara, perché sicuramente il discepolo, la discepola più fedele di Francesco è stata Chiara, in particolar modo nel vivere fino in fondo la povertà e quindi vivere soprattutto di Dio e di provvidenza. E abbiamo ascoltato le parole del ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, Fra Mauro Iori, qui nel settembre scorso, quando ha voluto lanciare, ecco, questo messaggio proprio in occasione di questo centenario, di questo ottavo centenario, appunto, quando Chiara d'Assisi lasciò la sua casa per seguire Francesco e dando inizio così a quella particolare forma di vita che diventerà poi l'ordine delle Clariste. Bene, si conclude qui questo spazio di quest'oggi dedicato a questa santa, importante santa, Santa Chiara, ma abbiamo anche ascoltato attraverso le parole di Suor Teresa Miriam di come poi nei secoli anche la regola di Santa Chiara è stata poi ripresa da Santa Colette, e quest'oggi, ecco, nella chiesa di Assisi, soprattutto nel monastero di Santa Colette, si festeggia proprio questa giornata particolare con questa benedizione della icona. Bene, detto questo, io lascio lo spazio, ecco, alla regia per una breve pausa, poi subito dopo torneremo nuovamente insieme. Buona domenica.